Simbolica, perché per chi c'era 5 anni fa, quando abbiamo cominciato questa avventura con lo strumento musicale, il primo saggio che abbiamo fatto lo abbiamo fatto al teatro e abbiamo cominciato proprio con l'Inno alla gioia di Beethoven. Quindi questo era il primo motivo per ricordare anche questo percorso, e poi anche perché per noi è sempre comunque una celebrazione della vita, no? con i nostri ragazzi, e quindi pensavamo che per iniziare questo concerto l'Inno alla gioia fosse veramente il brano giusto. Allora, prima di iniziare volevo dire che ovviamente qui è coinvolta tutta la scuola. Abbiamo detto ai ragazzi che insomma dovevano predisporsi bene, perché per avere rispetto del pubblico, perché un'esibizione pubblica esige delle regole, esige anche del rispetto. Quindi mi raccomando ragazzi, lo so che siete emozionati, che siete come dire emozionati da questa cosa, e quindi è difficile dire continuamente a loro state zitti, state fermi, state zitti, state fermi, ed è difficile tenerli fermi. Quindi insomma, se ci saranno sicuramente dei momenti di confusione, noi adulti sicuramente capiremo, però loro si devono impegnare a stare tranquilli, ok? Questo è giusto un piccolo preambolo. E io non so se il dirigente vuole dire qualcosa prima del concerto. No, allora noi partiamo col nostro concerto. Buon ascolto e grazie di essere qua. Thank you.
momento anche questo molto particolare, molto bello, perché vedrà su questo palcoscenico le classi, diciamo, anche altri ragazzi che non fanno lo strumento musicale, ma che anche loro ovviamente partecipano con noi a questa festa. Allora, ordinatamente, in maniera molto ordinata, la classi prime, prego. Thank you.
Aspettiamo che scendano le prime, facciamo salire la seconda. Loro sanno chi è seconda. Seconda A, seconda B. Possiamo richiudere le luci in sala e sul nostro invito abbiamo scritto questa frase: la lezione più difficile per l'uomo è imparare a vivere con disciplina, non di meno con passione, nella libertà e non di meno nell'ordine. Questo traspare con chiarezza da ogni singola frase musicale. Daniel Barenboim. Daniel Barenboim è il grande direttore d'orchestra che ha unito in un unico gruppo musicale una grande orchestra israeliana e palestinese, e porta avanti questo messaggio di pace con questo libro e con quest'opera musicale che lui fa, diciamo proprio nella quotidianità, portando in giro questa orchestra, dimostrando che si può vivere in pace e che la musica è sicuramente la migliore lezione di democrazia che possa esistere. E ecco perché noi ci teniamo veramente alla musica affinché tutti i ragazzi possano unirsi in un unico messaggio, ed è il senso di quello che facciamo. E vi
vi consigliamo di comprarlo questo libro che si chiama La musica sveglia il tempo, e noi abbiamo messo La musica sveglia il tempo di Natale, ma non solo di Natale, di tutte le nascite e tutte le rinascite possibili. Continuiamo con il nostro concerto. E un altro applauso.